Si è riunito questa mattina il comitato ristretto dei sindaci in forma allargata con la partecipazione del presidente della provincia Diego Di Bonaventura e il primo cittadino Ivan Costantini, in cui il direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia ha illustrato il futuro della rete ospedaliera. In provincia di Teramo è previsto un ospedale hub per acuti supportato da 3 ospedali SPOC, ognuno dei quali avrà una propria vocazione e un proprio ruolo in quella che è la rete ospedaliera provinciale. La ASL sta redigendo uno studio di fattibilità tecnico-economica sul nuovo ospedale per acuti, utile per accedere al finanziamento del Ministero della Salute di 81 milioni. Sarà pronto e inviato entro novembre alla Regione. Lo studio di fattibilità evidenzierà quale sarà il sito migliore per il nuovo ospedale. In caso non sia l'area del Mazzini, ha spiegato Di Giosia, noi non faremo che questo resti abbandonato. Anzi, quell'area sarà valorizzata perché ci vogliamo realizzare una città della salute con tutti i servizi territoriali e non solo. Nella Casa della Salute sarà garantita continua assistenza 7 giorni su 7 per le 24 ore. Il nuovo ospedale sarà invece dedicato alla cura degli acuti. L'obiettivo è realizzare un hub funzionale di 500 posti letto, quindi superiori a quello di cui è dotata oggi la struttura del Mazzini, ampliabili a 600 con tutte le specialità e caratteristiche per essere DEA di secondo livello. Costituirà con i presidi di Atri, Giulianova e Sant'Omero una rete integrata di assistenza ospedaliera per acuti sull'intero territorio provinciale. Un'idea progettuale che ha convinto il comitato ristretto dei sindaci. La ASL ci ha rappresentato una programmazione chiara e una visione lucida, ha commentato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. Questo progetto non riguarda solo l'ospedale della città di Teramo, ma un ospedale con respiro provinciale, supportato con pari dignità dagli altri 3 ospedali. Nel frattempo non restano in silenzio i comitati di quartiere di Teramo che si sono attivati per indire riunioni di ascolto tra cittadini allo scopo di preparare una manifestazione di protesta insieme ad altre componenti della società civile contro l'ipotesi del nuovo ospedale a pieno d'accio. Nel corso di recenti incontri con le associazioni ambientaliste è stata all'unanimità ribadita infatti la scarsa propensione dell'area di Piano d'Accio ad accogliere una struttura sanitaria così importante, in considerazione dei tanti vincoli naturalistici, ecologici e strutturali presenti, oltre che per la vicinanza al fiume Tordino a rischio esondazione. Diversamente, il sito del Mazzini, posizionato in collina, appare un luogo adatto per accogliere un moderno nosocomio per acuti, così si legge in una nota.